È il secondo memorial Dino Busatti, detto il Pesarino. Siamo sul ciclodromo di Città di Castello per l'organizzazione curata da Luci Città di Castello. 146 i ragazzini iscritti, giovanissimi iscritti per una giornata finalmente di sole. Con tante giornate che abbiamo visto di rischiare per una gara, oggi finalmente c'è il sole. Pesarino, giunto alla sua seconda edizione, il Memorial, per ricordare questo corridore. E poi c'è anche il Gran Premio Tonneria Meccanica VS di Vito Sambucchi, che avete visto con il presidente Patrizio Braganti, che sono venuti a vedere, eccoli qua, insieme con il nostro Franco, addetto alla cerimonia di premiazione, che sono venuti sul ciclodromo di Città di Castello per consegnare i trofei del Gran Premio Tonneria Meccanica VS. Ma noi torniamo su Dino Busatti, il Pesarino, perché c'è la signora che è tornata, quest'anno più sorridente rispetto allo scorso anno, con una voglia di tornare a vivere. Ma sì, ma vai per carità. L'anno scorso era tutto emozionato, quest'anno va meglio. Tanno sto meglio, sì. Tanno sto meglio. Mo' dal via, vedo che scherza, che tanno so ride. Più ripreso il lavoro, ho ripreso ancora, come si dice? Le rughe sono sempre No, quelle. Sono più. Si scherza con la moglie del compianto Dino Busatti, il Pesarino. Abbiamo visto più sorridente, questo ci fa piacere. Segno che il mondo del ciclismo aiuta a superare anche quelli che sono i momenti più difficili e i momenti che fanno davvero difficoltà. Andiamo in pista perché c'è voglia di correre e c'è voglia di mettersi in evidenza. G1 femminile, la vittoria è per Elisa Loi del Gubbio Ciclismo Mocaiana. Secondo posto per Claudia Ricci del team Eurobici di Orvieto. Nella categoria G1 maschile, la vittoria per Francesco Gallidella della Bovara Cycling Team. È tornata bene la Bovara, devo dire, con le loro casacche nere. Stanno facendo davvero un nuovo vivaio. Giacomo Santioni della Petrignana al secondo posto, Lorenzo Pastorelli della Gubbio Ciclismo Mocaiana il terzo e poi Leonardo Micanti della Foligno Start. Quinta posizione Giacomo Paganelli, Eurobici di Orvieto, davanti a Salvatore Dario Russo della Petrignano, Nicolas Nilai della Spoleto Bike, Mattia Minni del Pedale Spoletino, Simone Cecchini nono per il Massa Martana, davanti a Danny Bernacchia della Nestor Rossea Marciano, Mattia International del Città di Castello e Francesco Manni della Bovara Cycling Team. Nella categoria G2 femminile, Margherita Altea della Foligno Start, precede Natalia Condello del Velo Club Racing Assisi Bastia e poi Giulia Milli del Città di Castello. Per quanto riguarda il Memorial Dino Busatti, il Pesarino, il Gran Premio Tonneria Meccanica VS di Vito Sambucchi, per la classifica a punteggio c'è il Velo Club Racing Assisi Bastia, secondo il Gubbio Ciclismo Mocaiana, terzo il Foligno Start davanti a Ruota Libera di Terni, la Bovara. E questo è per quanto riguarda il Gran Premio Tonneria Meccanica VS di Vito Sambucchi. Per Dino Busatti il Pesarino, con la moglie e i figli, invece c'è la consegna delle coppe e delle medaglie per ogni categoria. G2 maschile, la vittoria per Matteo Magnoni della Gubbio Ciclismo Mocaiana, che fa doppietta la squadra di Gubbio con Nicolotto Massini in seconda posizione. E poi i due del Velo Club Racing Assisi Bastia, Pietro Battistelli e Diego Bugiantella. Massa Martana quinto con Gabriele Cecchini davanti a Tommaso Santioni della Petrignano. E poi abbiamo Antonio Staccini del Gubbio Ciclismo Mocaiana.
i due della Foligno Start, Lorenzo Scocciolini e Manuel Farrugia, e poi per la Petrignano Matwi Winciuk davanti a Riccardo Biagini del Città di Castello, Tommaso Dolci del Massa Martana, Alessandro Donati del Ruota Libera di Terni, Nicola Bernacchia della Nestor Sea Marciano, Andrea Castellani del Città di Castello, Francesco Bernardini della Bovara Cycling Team e poi Elia Alassani della Foligno Start, Riccardo Pambianco del Città di Castello. Andiamo anche a dare uno sguardo a quello che sono i risultati per partecipanti. Gubbio Ciclismo Mocaiana vince il Gran Premio Torneria VS Vito Sambuchi davanti alla Foligno Start, Vero Club Città di Castello che si piazza terzo, Bovara, Petrignano e poi seguono Ruota Libera di Terni con alle sue spalle lo Spoleto Bike. Ed andiamo a vedere la categoria G3 femminile con Caterina Cernicchi della Gubbio Ciclismo Mocaiana che mette le sue ruote davanti a Azzurra Bentivoglio dello Spoleto Bike, terza è Valentina Brauzzi del Foligno Start e poi Maria Stella Cernicchi Gubbio Ciclismo Mocaiana, Giulia Viscardi Vero Club Racing Assisi, Emanuela Todini della Nestor Sea Marciano. Oggi è tutto all'insegna dell'Umbria, proprio sono tutti umbri, poche le presenze che vengono da fuori regione, però sono tanti, segno evidente che questo vivaio della categoria giovanissimi sta crescendo nel migliore dei modi. E poi qua su a Città di Castello facevamo i conti con il presidente Patrizio Braganti di quante gare ci sono, spesso e volentieri mi tocca arrivare fino su a Città di Castello, quasi quasi ci vuole il quartierino per fare il punto logistico e per non fare avanti e indietro. E adesso andiamo a vedere la categoria della G3 con Giacomo Serangeli. Vittoria bellissima per l'alfiere della Ruota Libera di Terni con un testa a testa con il suo compagno, il solito Edoardo Bolletta, con la terza posizione di Riccardo Bacchettini della Bovara Cycling Team. Bella la volata a tre, vinta come dicevamo da Giacomo Serangeli del Ruota Libera. Quarto Alessandro Tardioli, Velo Club Racing di Assisi Bastia, che precede Mattia Gagliardoni, suo compagno di squadra. Federico Gallinella della Bovara è sesto davanti ad Alessandro Morlupi della Nestor Sea Marciano. Tommaso Sebastiani, Gubbio Ciclismo Mocaiana, fa ottavo. Precede Francesco Leoni della Foligno Start, Emanuele Maldera in decima posizione del Città di Castello, Giorgio Ricci della Pro Team Eurobici di Orvieto, Federico Reali della Bovara è dodicesimo, Adrian Zviniel della Nestor Sea Marciano tredicesimo e poi Emanuele Battistelli della Narnia 2014 con il compagno di squadra Edoardo Alessio Gregori, Valerio Bini della Nestor Sea Marciano, Martino Vagnarelli Gubbio Ciclismo Mocaiano, Mocaiana, Miai Alex Pegna della ASD Narnia 2014 in diciottesima posizione e poi Lorenzo Mischianti Gubbio Ciclismo Mocaiana e poi Francesco Marchegiani suo compagno di squadra che finisce con la ventesima posizione. È davvero una gran bella giornata, qui c'è la nostra Giulia che con noi non ci parla, però pensate che a Costacciaro, alla Gran Fondo di Monte Cucco, è stata intervistata addirittura da Sky. Ha detto solamente come ti chiami, ha risposto solamente alle domande come ti chiami, mi chiamo Giulia, da dove vieni, vengo da Perugia, ed è finita l'intervista. Però a noi l'intervista non ce la vuole mai fare, vede? Più che gli facciamo le domande e meno che ci risponde. E vabbè, sarà per la prossima volta. C4 femminile, Aurora Pannacci, Gubbio Ciclismo Mocaiana, davanti a Giulia Cozzari della Petrignano, Erminia Paganelli del team del Pro Team Eurobici di Orvieto. Erminia Paganelli è la seconda gara e è tutta la voglia di arrivare in questa giornata. Intanto la signora Busatti dà il via alla nuova categoria che si appresta a scendere in pista. Noi ricordiamo ancora quello che è il risultato della G4, dicevamo di Erminia Paganelli alla seconda gara, brava la ragazza che inizia da poco. Nella G4 maschile la vittoria per Tommaso Francescangeli della
Petrignano che batte José Daniel Notari del Velo Club Racing di Assisi, terzo Alessandro Mattioli della Foligno Start, davanti a Tommaso Spaccini della Nestor Sea Marciano, quinto Alessandro Marconi della Foligno Start e poi Alessandro Carbè della Petrignano, settimo Leonardo Loi della Gubbio Ciclismo Mogaiana. Ed è, devo dire che erano in pochi nella categoria G4, 7 maschi e 3 femmine, però come vedete dalle immagini se la sono giocata sempre nel migliore dei modi. La G5 femminile con Giulia Sorrentino che va a vincere per i colori della Foligno Start. Guardate che bella questa volata, braccia alzate per il concorrente della Petrignano Tommaso Francescangeli, poi ripreso dai giudici perché per regolamento, lo ricordiamo, i giovanissimi non si possono alzare le braccia sulla linea del traguardo perché è rischioso e pericoloso. Una piccola lavata di capo, questo non si fa, e poi si ritorna nuovamente tutti quanti a festeggiare. Comunque, la vittoria, avete visto questa volata bellissima, Francescangeli Notari, vinta da Tommaso Francescangeli della Petrignano. Andiamo a vedere la G5 femminile, Giulia Sorrentino del Foligno Start davanti a Martina Tinelli del Pro Team Eurobici di Orvieto. Discorso diverso per la categoria G5 maschile con la vittoria di Elia Baccello della ruota libera di Terni, con l'inserimento di Tommaso Alunni del Velo Club Racing Assisi Bastia e la terza posizione di Vittorio Frigi dell'SD Narnia 2014. Quarto Samuele Scappini, Nestor Sea Marciano, che aveva vinto la, la gara di fuoristrada la top class di Costacciaro proprio con Elia Baccello e con Samuele e con Vittorio Frigi del Narnia 2014, con questo testa a testa finito con la sua vittoria. Abbiamo quattro bei concorrenti, devo dire, in questa categoria della G5 maschile. Sono davvero tutti e quattro molto bravi, sì, e giocano sempre la gara nel migliore dei modi. Andiamo alla quinta posizione per Riccardo Settimi, Bovara Cycling Team, davanti a Ciro D'Amato della Petrignano, Pietro Cardarelli settimo della Bovara Cycling Team, davanti a Raffaele Cosentino della Foligno Start, Tommaso Ferrini del Città di Castello, Stefan Danut Pegna dell'ASD Narnia 2014, Andrea Tigli Gubbio Ciclismo Mogaiana, Marco Cecchini dodicesimo del CT Massa Martana e poi Michele Manni della Bovara Cycling Team in tredicesima posizione. Lo dico ai genitori, lo dico anche ai ragazzi, so che ci seguono in tanti attraverso il canale di YouTube, se diamo nomi sbagliati, specialmente quelli stranieri, quelli italiani se sbaglio è la mia testa che sbaglia, ma per quanto riguarda i nomi stranieri, se sbagliamo la pronuncia, poi durante le gare ce lo potrete far sapere in modo che saremo capaci di pronunciarlo in maniera corretta. Andiamo a vedere l'ultima categoria in programma per questo Memorial Dino Busatti, il Pesarino, indimenticato corridore di Città di Castello e Gran Premio Torneria Meccanica VS di Vito Sambuchi. Andiamo a vedere l'ultima gara relativa alla G6 con Sofia Condello del Veloclub Racing Assisi Bastia in prima posizione, seconda Rebecca Bacchettini della Bovara Cycling Team, Giada Stella dello Spoleto Bike, quarta è Camilla Minni del Pedale Spoletino. Per quanto riguarda invece l'arrivo per categoria della G6, e qui c'era una bella sfida tra Città di Castello con Valentino Romolini, con Edoardo Burani, tutte e due delle Città di Castello, gli altri due protagonisti, Edoardo Rulli del Velo Club Racing Assisi Bastia e Damiano Condello, che se la giocavano. Questa è la volata, guardate come lunga esce Damiano Condello del Velo Club Racing Assisi Bastia e va a vincere a braccia alzate davanti a Valentino Romolini del Città di Castello.
terzo ancora Città di Castello con Edoardo Burani, quarto Edoardo Rulli del Velo Club Racing Assisi, che ha patito, dobbiamo raccontarlo, per tutta la gara, che si sentiva poco bene, ma l'ha finita in quarta posizione. Elogio e merito ad Edoardo Rulli, ma quando le cose non vanno è sempre meglio fermarsi, perché a volte ci può essere qualche cosa di più. Se non ce la sentiamo, fermiamoci. Matteo Minai dello Spoleto Bike è sesto e quinto davanti a Thomas Perotti, ruota libera. Andrea Bentivoglio del CT Spoleto Bike, ottavo. Tommaso Zebi della Gubbio Ciclismo Mogaiana, Riccardo Frappini, Velo Club Racing Assisi, insieme con il compagno di squadra Emanuele Viscardi in decima posizione, undicesimo Emanuele Cianchella del Nardi 2014, la dodicesima posizione invece spetta ad Alessio Tosti della Foligno Start, Omar Ariri, tredicesimo Petrignano, precede Matteo Reali della Bovara, Riccardo Donati ruota libera di Terni, Pietro Contadini del Città di Castello è sedicesimo, Matteo Pizzi della Sangro Bike 17esimo, Francesco Romitelli Gubbio Ciclismo Mocaiana 18esimo, Edoardo Felici 19esimo dello Spoleto Bike. Le ultime immagini le dedichiamo a Vito Sambuchi, alla sua signora, alla signora la moglie di Dino Busatti il Pesarino, che consegnano, come avete visto, i premi in una giornata di sole e di ricordi e soprattutto di un futuro migliore per l'attività della Torneria Meccanica VS di Vito Sambuchi, che sta cambiando profondamente quello che è il suo mondo del lavoro, ma è un'altra storia che credo, seppur interessante, non se ne è il caso qui di raccontarla. Siamo alla chiusura.